La salita al Monte Croce inizia a Saint-Jacques, sulla riva destra delle Vanson, dove parte la strada per il vallone di Nana. Fino all'imbocco del vallone si alternano tratti su sentiero 1, 4, 4A e altri su strada. All'uscita dal bosco si trovano le prime baite dell'Alpe Nana Inferiore. Superate le costruzioni, ci si addentra nel vallone seguendo l'Altavia 1 lungo il torrente di Nana, prima sulla destra orografica e poi sulla sinistra. Più in alto la valle piega verso destra. Qui il sentiero si allontana dal torrente e prende quota incrociando più volte la strada sterrata. Nei pressi dell'Alpe Nana Superiore si trova il rifugio Grand Tournalen a quota 2544. Dopo un'eventuale breve pausa, il cammino prosegue seguendo le indicazioni per i laghi Croce, il Lago Verde e il Monte Croce. Facile sentiero porta in breve ai laghi Croce, posti in una conca compresa tra i due Tournalen, il Palon di Nana e il Monte Croce. Il tratto successivo, caratterizzato da una pendenza via via più pronunciata, porta al Colle Croce, che con i suoi 2800 metri separa la conca dei laghi Croce da quella del Lago Verde. Al Colle Croce termina la cresta ovest del Monte Croce, meta di questa escursione. Per raggiungerlo si risale semplicemente questa cresta, composta per lo più da pietre e massi, con una buona traccia di sentiero. Al termine della breve salita si raggiunge la vetta del Monte Croce, noto anche come Mont Brun. Questo punto è soggetto a facili annuvolamenti e oggi non fa eccezione. In basso, a nord, si trova l'inconfondibile Lago Verde, mentre ad ovest la cresta risale verso il Grand Tournalen. Il ritorno al colle è questione di pochi minuti. Al colle si svolta a sinistra verso la conca dei laghi Croce. Il facile sentiero riporta velocemente alle spalle del rifugio Grand Tournalen.
Dal rifugio la discesa verrà lungo la stessa via di salita, che si sovrappone all'alta via 1 e viene localmente numerata 4 e 4A. Dopo l'Alpenane inferiore si rientra nel bosco, scendendo verso Saint-Jacques, dove ha termine l'escursione.